Sono state evacuate circa 750 persone nel Gard, non lontano da Montpellier, sud della Francia, per via delle piogge torrenziali e alluvioni istantanee. Il fiume Ardèche ha tracimato dal suo letto in più punti, trascinando a valle fango e detriti. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con rinforzi dalle zone vicine, appoggiate da 4 elicotteri. 80 campeggiatori si sono trovati in situazioni critiche. La prima cosa da fare era adottare un piano, verificare la situazione e poi capire dove si trovavano le persone aggrappate agli alberi. C'erano degli adulti, ma soprattutto bambini. Con squadre in parallelo abbiamo fissato le persone agli alberi e poi a poco le abbiamo evacuate. È stata un'operazione di soccorso perché alcuni erano già in ipotermia. Un tedesco di 70 anni che lavorava in un camping estivo per bambini è andato disperso dopo che era rientrato alla sua roulotte, che è stata trascinata via dalle acque e ritrovata poco distante vuota. Molti campeggi e centri vacanze hanno subito gravi danni.